Salve, ci ritroviamo anche questo venerdì con un appuntamento con la tecnica qui all'archivio storico Citroën. Abbiamo visto la scorsa settimana l'impianto frenante della nostra due cavalli, purtroppo compromesso per il fatto che sono stati miscelati più qualità di olio nel suo impianto. Abbiamo visto come fare a riconoscere l'olio quando è miscelato con più qualità e purtroppo abbiamo anche verificato che nel nostro impianto alcune parti si sono definitivamente deteriorate, per cui stiamo procedendo alla sostituzione, alla loro sostituzione. Oggi vedremo, grazie al banco che noi abbiamo nella sala didattica, come fare lo spurgo dei freni. Allora, il nostro impianto comprende appunto una pompa con, nel caso del nostro banco, ad alta pressione l'impianto, per cui si tratta praticamente di un interruttore che dà pressione alle varie parti dell'impianto frenante. Nel caso della due cavalli invece è un cilindro maestro che dà pressione all'impianto anteriore e posteriore in base alla necessità. Nel nostro caso ci concentreremo su quello che è la parte posteriore dei freni a tamburo, dove è posizionata la vite di spurgo. Nella vite di spurgo, dotandoci appunto di un contenitore con un estremo un tubo in gomma, andremo a posizionarlo in questa maniera. Poi con una chiave di 8 andremo ad allentare la vite in questo modo. Per lo spurgo ci dobbiamo ovviamente coadiuvare con un aiutante. In questo caso, essendo un impianto ad alta pressione, basterà premere il pedale del freno, successivamente poi aprire la vite di spurgo in questa maniera. Quindi puoi premere il freno e vedete che insieme al liquido esce anche una quantità di aria. Finché, diciamo, il liquido non risulterà essere trasparente senza nessuna bollicina, dovete proseguire con lo spurgo. Ovviamente, essendo la canalizzazione dei freni posteriori molto lunga, va ripetuta l'operazione più volte. Premi pure il pedale del freno. Ecco, adesso vedete che il liquido è perfettamente privo di bollicine di aria. Possiamo dichiarare il nostro impianto perfettamente spurgato. Passiamo adesso alla parte anteriore dei freni. In questo caso la vite di spurgo si trova sulla pinza e andiamo a posizionare, come abbiamo fatto per i freni posteriori, il tubo in gomma necessario per lo spurgo. Procediamo poi con l'allentamento della vite, poi la richiudiamo e chiediamo chiaramente al nostro collaboratore di premere sul pedale del freno. Prego, premere. E vedete che anche in questo caso esce liquido frenante insieme all'aria che si trova nel circuito dopo l'intervento che abbiamo fatto. Anche qui procediamo in maniera lenta per far uscire tutta l'aria senza creare emulsione. Richiudiamo il sistema. Vediamo. Lascia. Premi. Ecco, vedete che adesso l'aria piano piano sta scomparendo. Perfetto. Possiamo dichiarare il nostro impianto perfettamente spurgato. Beh, una volta appunto finito lo spurgo, bisogna ricordarsi ovviamente di controllare il livello del liquido nell'impianto. Poi, raccomandazione, l'olio esausto che abbiamo dentro il nostro contenitore
va smaltito in maniera corretta. Quindi vi raccomando di portarlo presso un distributore di benzina che provvederà allo smaltimento corretto. E con questa raccomandazione vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo con una nuova pillola dell'Archivio Storico Citroën.